Buonasera e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Siamo qua con Gabriele Nico, l'esperto più esperto che si può dei prodotti della Casio, e che insieme diciamo ci aiuterà a presentare questo nuovo modello, che si tratta di un CDPS350 della linea Casio, che è veramente un prodotto molto interessante perché, oltre a essere uno dei prodotti più piccoli esistenti al mondo anche in fatto di peso, riesce a unire diciamo un tasto pesato insieme a un arranger classico delle tastiere tradizionali, quindi veramente ci darà la possibilità di poter divertirci ma nello stesso tempo non rinunciare al tasto bello 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 come Casio ultimamente con tutti i suoi prodotti ci ha abituato. Quindi veramente un'ottima sensibilità, un'ottima dinamica, un bellissimo suono, e qui veramente parliamo di una tastiera che è ricca di tantissimi suoni. Infatti proprio Gabriele ci aiuterà a capire un po' nel dettaglio, andando in profondità, tutte le caratteristiche di questa tastiera, pennetta USB, più ne ha più ne metta, è veramente un prodotto veramente interessante. Quindi io lascio la parola a Gabriele che piano piano ci dirà un po' tutto, ok? Sì Simone, riprendo quello che dicevi tu. Per quanto riguarda il tasto, dicevamo che è una meccanica pesata con questa sensazione ivory feel, quindi una sensazione che non fa scivolare il dito, molto piacevole sotto le dita. Per quanto riguarda invece gli accompagnamenti, abbiamo vari stili che si possono utilizzare sullo stile appunto delle tastiere classiche, con vari stili 8 bit, 16 bit, folk, country, jazz, blues, rock, eccetera eccetera. Sulla chiavetta possiamo mettere dei file MIDI, e a tal proposito vorrei farvi ascoltare un brano di Samuele Bersani, così vi fate un'idea di come suonano i MIDI dentro il CDPS350. Allora Gabri, mi dicevi anche che questo modello è il primo che possa utilizzare la pedaliera a tre pedali SP34 Casio, quindi il primo modello che ha questa compatibilità, vero? Esatto Simone, la pedaliera è questa e può essere usata sia in maniera tradizionale con le funzioni che hanno i pedali del pianoforte a coda, oppure può essere anche programmata con il tablet. Vi faccio vedere un esempio, guarda, tienila tu così. Veramente, poi sai cos'è? Dà anche senso di solidità tenerla in mano, è proprio bella. Sì, sì, pedali in metallo, sotto non scivola perché è una gomma antiscivolo, quindi... Poi così te la porti in giro facilmente, esatto. È veramente comoda. Esatto. L'applicazione, che è Cordana Play for Piano, che naturalmente si può usare anche con il CDPS350, apriamo uno spartito che è dentro l'applicazione. A questo punto io ho programmato questo pedale per girare la pagina. Proviamo. Esatto. Anzi, mettiamola anche in verticale come andrebbe appoggiato, che si vede meglio. Perfetto. Voilà. Pensate veramente alla Casio che cosa ha fatto. Cioè, pensate che i pedali volta pagina costano circa una sessantina di euro, quelli che costano meno. E cioè, veramente un vanto alla Casio che ci ha pensato veramente. Quindi senza far spendere niente di più ti dà la possibilità di programmare la propria pedaliera collegata al tablet. Veramente incredibile. Veramente bravi. Davvero una tastiera ricca di funzioni, Gabri, mi ha veramente molto molto colpito. Ho sentito parlare anche di un music preset, di che cosa si tratta? A differenza degli accompagnamenti tradizionali che richiedono che tu con la mano sinistra faccia l'accordo, music preset è una serie, ti dà una serie di stili però con un giro armonico già predefinito, in modo tale che tu hai libera sia la mano sinistra che la mano destra. Ah, quindi lo puoi programmare, quindi metti Do maggiore, La maggiore, Fa maggiore, Sol maggiore, e lui lo ripete, quindi in modo che tu possa avere la mano sinistra libera per suonare magari con tutte e due le mani. Esatto, quindi... il giro di accordi è già prestabilito, non lo puoi programmare. Ah, non si può programmare, si quindi può però programmare. Lo sai prima, quindi puoi... Lo sai prima, esatto, e puoi improvvisare con entrambe le mani. A tal proposito, ti faccio ascoltare un music preset e con questo auguro un buon Natale a tutti i tuoi clienti. Sì, guarda, siamo veramente molto felici di averti avuto qua e che tu ci abbia spiegato tutte queste cose. Se questi video vi piacciono, vi preghiamo di iscrivervi
iscrivervi alla nostra pagina YouTube, perché ci inciterete a farne sempre di nuovi, sempre migliori, sempre imitando persone che come Gabriele ci aiutano sempre nel farvi conoscere e capire meglio questi prodotti, che sembrano facili, però in verità nascondono tante funzioni e tante possibilità. E quindi hanno anche un manuale abbastanza alto che conoscerle veramente tutti in modo approfondito si scoprono cose veramente incredibili. Una piacevole scoperta un passo alla volta. Esattamente, è sempre così. Vi aspettiamo pertanto da Borsari Strumenti Musicali, il Rotondatore a Bologna, se volete venire a provare Casio CDP S350, e salutiamo Gabriele in musica. Grazie a tutti.